Ciao a tutti, sono Franco Brambilla, fondatore della startup Erem, una società agricola nata dal gruppo Green World Project di Pacifica Group, che intende realizzare allevamenti di lombrichi alimentati a residui organici di varia natura, di provenienza sia agricola che industriale, e destinati alla produzione di farine proteiche di alta qualità per il mondo dell'acquacoltura e del pet food. Abbiamo partecipato alla competizione del progetto Mistral per acquisire strumenti e conoscenze necessari alla definizione del nostro business e confrontarci e metterci alla prova con altre realtà del settore. Il percorso formativo è stato lungo, ma completo e molto interessante. Abbiamo avuto diversi spunti e suggerimenti, con la possibilità di testare la nostra idea di business di fronte a soggetti di altissimo profilo. Non ultima la possibilità, avendo superato la fase nazionale, di confrontarci a livello europeo con altri 15 progetti di assoluto valore a livello internazionale. La cosa più importante è stata la possibilità di confrontarci con esperti e specialisti del settore e acquisire nuove competenze. Oggi abbiamo costituito la startup innovativa agricola. La scelta della localizzazione è strategica ed è un punto delicato per la realizzazione del progetto. Stiamo quindi definendo gli accordi con il proprietario terriero su cui realizzare il primo allevamento di lombrichi e al contempo abbiamo avviato una interlocuzione positiva con gli uffici regionali preposti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'allevamento stesso. Il nostro obiettivo è quello di realizzare entro la fine del 2022 il primo allevamento di lombrichi in Italia e successivamente costruire una rete di allevamenti in franchising.